Eccoci tornati ancora insieme, dunque questa mattina vogliamo farvi scoprire o riscoprire, a seconda delle conoscenze di ciascuno di voi, una bella figura di santità che domani sarà oggetto della venerazione, nello specifico del popolo salentino, ma di tutta la Chiesa, perché sto parlando di San Filippo Smaldone. Domani ricorderemo i primi 100 anni della sua morte, un grande santo che ha fatto la storia, potremmo dire, qui in Puglia e nello specifico nel Salento, come dicevo. E per questo motivo voglio dare il benvenuto, è collegata con noi, Suor Lucia Neve Ingrosso, superiora generale della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie per questo invito. È per noi un piacere ritornare a parlare di San Filippo, perché Suor Lucia, lo dicevamo quando ci siamo sentiti nel concordare l'intervista, ecco, Padre Pio TV è stata particolarmente attenta a questa figura di santità. Abbiamo insieme ricordato i primi 10 anni della canonizzazione di San Filippo, era il giugno del 2006, domani ricordiamo appunto questo primo centenario della morte di San Filippo. E vorrei partire da una definizione di San Giovanni Paolo II, che nel corso della cerimonia di beatificazione proprio di Filippo Smaldone lo ha definito perla del clero meridionale e poi ovviamente fondatore della congregazione di cui tu sei a capo, e apostolo e padre dei sordi. Allora partiamo proprio dalla figura di San Filippo, Suor Lucia. Quale importanza conserva ancora oggi questa importante figura? Ecco, intanto ancora ringrazio per questo invito Leonardo, che è stata una sorpresa e quindi l'ho considerato veramente ancora una volta un dono, e in cui possiamo far conoscere ancora una volta il nostro padre fondatore San Filippo Smaldone. E vorrei premettere che celebrare un centenario della nascita al cielo di San Filippo significa per tutte noi guardare a un carisma e a come il carisma si è incarnato in lui, riflettere bene su questo carisma, su questo dono che Dio ha fatto al mondo e alla Chiesa con la vita e le opere di San Filippo. Ecco l'importanza di San Filippo Smaldone oggi, nonché la sua eredità sempre quotidiana, può essere collocata, secondo me, nel suo triplice stile di vita: abnegazione totale a Dio, cura dell'uomo, quindi fedeltà alla Chiesa. Ecco, le sue coraggiose prese di posizione a favore degli emarginati del suo tempo, per la loro inclusione nella società, del sordo in particolare, del vulnerabile in generale, possono essere esempio per le generazioni attuali e future. Oggi purtroppo, lo sappiamo, si fa fatica ad essere veramente ricchi di umanità e corriamo continuamente il rischio di erigere muri mentali, fisici, e di vivere un po' chiusi nel proprio egoismo e nella ricerca un po' arrogante dell'autoaffermazione dell'individuo. Suor Lucia, io ho detto all'inizio che è festa in maniera particolare nel Salento, perché è lì che poi San Filippo ha svolto la sua azione pastorale, in cui è risultata più incisiva, potremmo dire, e non a caso è indimenticato in questa zona così bella d'Italia. C'è un messaggio che l'arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Secci, ha voluto in qualche maniera scrivere perché si potesse ricordare in maniera forte San Filippo Smaldone, che verrà celebrato attraverso delle iniziative particolari che poi ricorderemo nel corso della nostra chiacchierata. Tu hai già citato alcuni passaggi particolari della spiritualità di San Filippo. Io vorrei partire da quella che lo ha contraddistinto, cioè il fatto di aver scoperto i sordi, ma quasi per caso, ecco, come leggiamo anche dalla biografia di San Filippo. È una vita che da allora, da quel momento, è sempre stata dedicata a questa categoria di persone. È un'opera che continua ancora oggi,
attraverso la vostra congregazione nello specifico e le tante iniziative che vengono organizzate appunto per questa categoria di persone. E allora quello che vorrei chiederti è perché San Filippo ha scelto proprio di dedicarsi totalmente a queste persone, ai sordi, e questa opera oggi come continua? Intanto, ecco, niente per caso e tutto è per provvidenza. Ricordiamo bene il suo incontro in quella chiesa in Santa Maria dei Porti Rossi lì a Napoli con quella mamma e quel bambino che piange. Quindi c'è un incontro senza dubbio previsto dalla provvidenza. E in quanto il padre fondatore, San Filippo Svaldone, non so se tutti lo sapete, ma ve lo ripeto nel caso lo dovesse conoscere, e voleva essere missionario e andare in Cina. E la sua guida spirituale, Giustiniani, che gli ha indicato il cammino e il progetto di Dio, che era proprio la Cina, era a Napoli ed era a Misordi. E il suo grande impegno ascetico, con questo impegno di San Filippo, i suoi sacrifici, anche nel fondare la nostra congregazione, sono motivati proprio da questo progetto di evangelizzare i sordi. Ecco, ai suoi tempi si pensava che il sordo non potesse pervenire alla salvezza eterna, perché per salvarsi occorre la fede, e a questa si giunge attraverso l'ascolto. Di qui l'impegno di San Filippo perché i sordi non corressero il pericolo di perdizione eterna, ma con una istruzione religiosa specifica, metodica, potessero crescere come veri figli di Dio. Il suo cuore sacerdotale era pieno di sollecitudine verso questi fratelli. Il suo impegno è stato nel tentare sempre strade nuove per lo sviluppo delle loro facoltà sensoriali e intellettive. E la sua preoccupazione, quella del padre fondatore, era quella di elevare i nostri cari sordi culturalmente e socialmente per aiutarli a cosa? Soprattutto a conoscere l'amore misericordioso di Dio. Vorrei usare le parole che il nostro padre fondatore ci ha indicate e ce le ha donate come trasmissione del perpetuare l'effetto di Cristo. Interessatevi di questi figlioli, perché sono poveri in spirito, forse con il cuore senza luce, con l'intelletto non illuminato dalla fede, conduceteli a Dio, perché per lui era importante la salvezza dell'anima. Oggi come ieri la sua opera viene attualizzata da noi consacrate insieme con i laici, nostri collaboratori e corresponsabili, in vari contesti sociali ed economici. Attualmente noi siamo presenti, oltre che in Italia, anche in America Latina, Brasile, Paraguay, in Africa, siamo presenti in Ruanda, in Tanzania, in Benin, in Asia siamo presenti in Indonesia e nelle Filippine, e l'attenzione verso il sordo resta sempre un punto fisso e imprescindibile per tutte noi. Soprattutto in Africa e in Asia sono centinaia i fanciulli e ragazzi sordi che noi accogliamo, che noi ospitiamo, che educhiamo e che curiamo. Abbiamo però moltiplicato quella cura del sordo cercando anche di curare altri tipi di sordità presente in questo nostro mondo, spesso che non ammette imperfezioni. È un'opera importante. Io, Suor Lucia, vorrei citare un altro passaggio del messaggio che l'arcivescovo di Lecce Michele Seccia ha voluto emanare per questo primo centenario. San Filippo Smaldone, scrive l'arcivescovo Seccia, ha precorso i tempi avendo intuizioni profetiche, alcune le hai anticipate tu, ma l'arcivescovo scrive della Chiesa dei poveri, della Chiesa in uscita, della Chiesa che vive in sinodalità con i laici. E dunque, in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, vorrei chiederti quale insegnamento ci lascia San Filippo in questa importante stagione sinodale, una stagione di cambiamento, una stagione in cui tante cose vengono messe in discussione, tante sovrastrutture che tante volte appesantiscono anche il cammino di fede, il cammino verso la santità. E soprattutto qual è il suo insegnamento, l'insegnamento di San Filippo
per chi vive la povertà, e sappiamo che qui nel Sud Italia sono tante le sacche di povertà che quotidianamente vediamo in mezzo alle nostre città. Intanto, ecco, vorrei premettere che gli insegnamenti di Padre Filippo sono veramente tanti. Primo e fondamentale è che San Filippo ha attinto prevalentemente la motivazione e le forze per la sua attività caritativa dalla sua assidua e fervente preghiera, dal suo amore verso l'Eucaristia e dalla sua devozione filiale verso la Vergine Santa. Come dicevi poc'anzi anche tu, ecco, Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, che ha fatto dono di un messaggio in questo centenario della nascita al cielo del Padre Fondatore a tutta la Chiesa di Lecce, a noi e a tutti i fedeli, ci dice che ha risaltato soprattutto questo totale abbandono alla volontà di Dio in San Filippo, e ha fatto sì che la sua carità si esprimesse proprio nella cura spirituale, nel sostegno efficace, nell'apertura a nuove mete. Gli insegnamenti ancora sono tanti, però legati da un filo conduttore, quale? La vocazione, che non è solo rispondere ad una chiamata, e che non parlo solo di una vocazione religiosa, ma anche laicale, di battezzati nella Chiesa, ma scoprire questa vocazione come unicità della propria vita nella quotidianità. E San Filippo ci insegna che per vivere questa vocazione in qualunque modo noi dobbiamo fare strada sempre di più, aprire la strada all'amore. E aprendo la strada all'amore, noi dobbiamo necessariamente dimenticarci forse di noi stessi. Ecco, allora in questo modo potremo riuscire ad essere costruttori di ponti, di unione, di solidarietà, a lavorare anche nel sociale, ma senza perdere l'orizzonte religioso come aspirazione fondamentale e come meta finale della nostra attività di cristiani e di consacrate. Suor Lucia, l'ultima domanda, che più che altro è una richiesta di informazioni su qual è il programma che è stato approntato per questo centenario. Leonardo, è un programma molto semplice, lineare, alla nostra portata. Un particolare rilievo è stato dato alla preghiera comunitaria, e soprattutto mi riferisco in questo periodo al novenario che stiamo vivendo in modo alternato dalle diverse parrocchie del Salento, ai due eventi a Roma, quello realizzato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore con la famiglia smaldoniana, al pellegrinaggio d'udienza da Papa Francesco. Abbiamo voluto dare importanza alla sottolineatura della virtù dell'umiltà in San Filippo. Egli riconosce di essere creatura, capace perciò di comprendere che tutto è dono, tutto è grazia, e fa della preghiera il carburante della sua vita e della sua azione. Ecco, l'alternarsi di voci, gesti, eventi dei diversi protagonisti in questo anno, in questa meravigliosa storia che stiamo vivendo, di questo centenario della nascita al cielo del nostro padre fondatore San Filippo Smaldone, ci fanno capire che è un dono, e il dono è per sempre. È per sempre quel dono che San Filippo ci viene riconfermato per renderlo attuale. In questi giorni, dal 2 al 4 giugno, si sta svolgendo il weekend smaldoniano per approfondire alcuni aspetti della spiritualità di San Filippo. I destinatari soprattutto sono i laici dei vari movimenti, il movimento della pastorale dei sordi, il movimento Gisma, Gioventù Smaldoniana, l'APS, l'Associazione di Promozione Sociale, Missione Fatà, che si interessa e appoggia tantissimo le nostre missioni, i movimenti dei laici smaldoniani che appoggiano e danno un input di spiritualità a tutti questi movimenti insieme a tutte noi. E tutto ciò si sta svolgendo nella nostra casa madre, da dove tutto per noi è iniziato. E dove è avvenuto il transito al cielo del nostro padre fondatore, morto proprio il 4 giugno del 1923. E allora, Suor Lucia, visto che, perdonami se devo interromperti, purtroppo il tempo è tiranno, e ovviamente abbiamo visto anche in sovraimpressione quello che è
il programma e dunque sarà ovviamente anche attraverso i mezzi di comunicazione chiunque volesse raggiungere attraverso la preghiera il rendimento di grazie per il dono di San Filippo Smaldone lo può fare in maniera tranquilla attraverso ovviamente anche i mezzi di comunicazione. Io ti ringrazio di cuore, Suor Lucia, per essere grazie stata con noi grazie, e auguro a te e alla tua congregazione davvero un buon cammino. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie ancora a Suor Lucia Neve Ingrosso. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora con il nostro programma.